Per ottenere dei risultati devi darti degli obiettivi e misurare i progressi che fai nel corso del tempo. Vale in qualsiasi ambito dell'attività imprenditoriale e, in generale, della vita. Quindi vale anche e soprattutto nella gestione finanziaria aziendale. In questo video ti indicherò i 6 obiettivi che dovresti perseguire nella gestione finanziaria della tua PMI e come riuscire a raggiungerli, in modo che tu abbia dei parametri sulla base dei quali misurare l'efficacia della gestione della struttura finanziaria della tua azienda. Sono Giuseppe Di Domenico, sono un imprenditore e sono il fondatore della Di Domenico e Associati, una società di consulenza specializzata nella gestione finanziaria delle PMI, nel controllo di gestione strategico e nella ristrutturazione dei debiti aziendali. Prima di continuare ti consiglio di iscriverti a questo canale cliccando sull'icona che trovi qui in basso e ad attivare la campanella per essere avvisato sulle novità. La gestione finanziaria aziendale riguarda tutte le attività connesse alla gestione della liquidità e della tesoreria, alla programmazione finanziaria di breve e medio periodo in funzione degli investimenti e al reperimento e all'allocazione delle risorse finanziarie disponibili. In generale quindi riguarda tutte le decisioni e le operazioni necessarie a reperire i fondi e a impiegarli negli asset aziendali. L'obiettivo del responsabile della gestione finanziaria di un'azienda è quello di perseguire, mantenere e, nel caso venga perso, ripristinare l'equilibrio finanziario. Ma cos'è? Cosa si intende per equilibrio finanziario? L'equilibrio finanziario è determinato dalla capacità di avere una adeguata copertura del fabbisogno finanziario aziendale. Il fabbisogno finanziario è coperto quando ci sono risorse monetarie sufficienti a pagare per gli impegni assunti dall'impresa. In altri termini, l'equilibrio finanziario è l'equilibrio tra le entrate e le uscite, che deve essere mantenuto senza compromettere l'equilibrio economico, cioè senza sacrificare i margini. Cosa che succede, ad esempio, quando vendi in perdita o con un forte rischio di credito per avere delle fatture da anticipare per poter sfruttare le risorse finanziarie derivanti dai castelletti bancari. Sono 6 gli obiettivi da raggiungere per ottenere l'equilibrio finanziario e li vedremo uno alla volta. Il primo obiettivo è quello dell'omogeneità. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi sempre riuscire a utilizzare fonti di finanziamento allineate in termini di durata rispetto agli impieghi che intendi finanziare. Questo vuol dire che gli investimenti di lungo termine devono essere finanziati con fonti di finanziamento a medio-lungo termine, mentre gli investimenti in capitale circolante devono essere finanziati con fonti di finanziamento di breve termine e attraverso l'autofinanziamento. Il secondo obiettivo da raggiungere è quello della flessibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi poter utilizzare diverse fonti di finanziamento in funzione di quella che è l'evoluzione del fabbisogno finanziario e in funzione del ritorno atteso dagli investimenti. Questo vuol dire che non ti puoi focalizzare su un'unica fonte di finanziamento, ad esempio il finanziamento bancario, né puoi esporti troppo su fonti di finanziamento che non sei in grado di controllare, ad esempio l'indebitamento fiscale, ma devi riuscire a ottenere un giusto mix da queste fonti e poterle sfruttare in funzione di quelle che sono le esigenze. Terzo principio è quello dell'elasticità, cioè devi avere la possibilità di espandere dal punto di vista quantitativo e qualitativo la capacità di raccolta fondi. Per cui devi riuscire a creare una struttura societaria e patrimoniale che ti permetta di aumentare la possibilità di attirare anche fondi dall'esterno, per cui partendo dagli investimenti in capitale e dall'autofinanziamento, devi riuscire a ottenere una struttura finanziaria elastica, cioè devi riuscire a avere sempre un eccesso di offerta di fonti di finanziamento rispetto a quelle che sono le necessità del tuo fabbisogno finanziario, per riuscire a ottimizzare la gestione finanziaria aziendale complessiva e mantenere l'equilibrio finanziario. Il quarto obiettivo da raggiungere è l'economicità, cioè queste fonti di finanziamento non devono costarti più di quelli che sono i rendimenti degli asset in cui investi, per cui devi massimizzare il più possibile la differenza tra il rendimento degli investimenti e il costo delle fonti di finanziamento che utilizzi per finanziarli, evitando il ricorso a fonti di finanziamento che azzerano o addirittura rendono negativo il profitto aziendale. Come avviene quando l'azienda si sovraespone, ad esempio, nei confronti del sistema bancario, magari con finanziamenti a breve termine, e conseguentemente tutto il reddito operativo viene assorbito dagli oneri finanziari.
Il quinto obiettivo è la minimizzazione degli oneri finanziari, che vuol dire lavorare costantemente con la rinegoziazione delle linee di credito, la ristrutturazione del debito quando la rinegoziazione non è possibile, in modo da contenere al minimo indispensabile il costo del denaro preso da fonti esterne, per mantenere un elevato grado di redditività e quindi raggiungere anche l'economicità, massimizzando la differenza tra il rendimento e il costo delle fonti di finanziamento. Ma questo deve essere fatto minimizzando il rischio finanziario, minimizzando il rischio che l'azienda viva periodi di crisi finanziaria, quindi minimizzando il rischio strutturale, cioè il rischio che le fonti a disposizione dell'impresa sono minori degli impieghi e l'azienda si trovi in uno stato di insolvenza perché non riesce ad autofinanziarsi né a reperire risorse dal mercato, ma devi minimizzare anche il rischio finanziario congiunturale, cioè la carenza di liquidità o crisi di liquidità derivante dal fatto che il saldo della cassa disponibile, compresi gli affidamenti, è inferiore alle uscite monetarie programmate. Il nostro lavoro come direttori finanziari ad interim delle aziende che affianchiamo è quello di guidare gli imprenditori nelle scelte che portano al raggiungimento di questi 6 obiettivi e di operare per realizzare le strategie concordate in modo da arrivare all'equilibrio finanziario, mantenerlo e riuscire a far prosperare l'azienda. Grazie al principio cardine della nostra gestione, cioè quello dell'autofinanziamento, infatti, riusciamo a portare le aziende che accompagniamo sulla strada che conduce alla riduzione e alla diversificazione del fabbisogno finanziario attraverso la riduzione delle inefficienze operative e all'incremento della marginalità, all'ottimizzazione della gestione finanziaria, al controllo del capitale circolante netto al fine di generare cash flow operativo, che è poi la base dell'autofinanziamento, al miglioramento quindi della posizione finanziaria netta, alla ristrutturazione del debito, all'incremento del valore dei mezzi propri, al coordinamento del tempo degli investimenti e alla generazione di risorse tramite la liquidazione e la cessione di asset non strategici. In questo modo riusciamo a permettere alle aziende che affianchiamo di raggiungere e mantenere l'equilibrio finanziario in funzione del loro specifico modello di business. Nel mio libro Aziende che si finanziano da sole, che è quello che trovi anche qui dietro, ho affrontato questo e altri argomenti in maniera più estesa, con esempi pratici tratti dai progetti che abbiamo realizzato negli anni. Puoi scaricare il primo capitolo gratuito, capire se ti interessano gli argomenti e procedere poi successivamente all'acquisto a partire dalla pagina www.aziendechesifinanziandasole.com. Se hai delle domande specifiche e vuoi una risposta ai tuoi dubbi in tema di gestione finanziaria aziendale, controllo di gestione strategico e ristrutturazione dei debiti, puoi commentare questo video o scriverci su uno dei canali che trovi nella descrizione. Se invece vuoi farti supportare dal mio network professionale per valutare soluzioni su misura per la tua azienda, siamo pronti ad ascoltarti per capire quale possa essere quella più adatta al tuo caso. Puoi prenotare una consulenza gratuita e senza impegno per parlare con uno dei nostri business tutor. Vai sulla pagina che trovi in sovraimpressione, scegli il giorno e l'ora che preferisci tra quelli disponibili nell'agenda dei professionisti e compila il modulo. Riceverai una conferma via mail e le indicazioni per ottenere il massimo beneficio possibile dalla consulenza. Ciao!